Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi farò un video leggermente differente dal solito. Effettivamente non faremo un trekking, ma faremo comunque un viaggio. Anzi, un viaggio veramente molto particolare perché sia nello spazio che nel tempo, in quanto è il mio viaggio in Giappone prima della pandemia. Quindi sedetevi comodi, prendetevi un bel bicchiere di whisky, cui i giapponesi sono ottimi produttori, e godetevi questo viaggio, possibilmente prendendo nota perché vi darò qualche consiglio. Venite con me! Il tutto inizia nel Natale del 2019, quando un mio carissimo amico che vive in Giappone da ormai quasi 4 anni viene a trovare la famiglia. Era un periodo un po' particolare, un po' per tutti quanti, pieno di novità. Io stavo finendo l'università, mi mancava un solo esame e iniziamo a parlare fra amici di quando andare o meno in Giappone a trovarlo. Ed eravamo tutti molto convinti di voler fare questo viaggio. Se non che alla sua partenza, nei primissimi di gennaio, la cosa sembra quasi sfumare. Ce ne dimentichiamo, non ne parliamo più, giusto per qualche giorno. Ed è una cosa che molto spesso può succedere tra amici, voler organizzare una cosa, poi persa l'enfasi del momento, passare ad altro. Ma non fu questo il caso, almeno nel mio caso non fu così, perché il germoglio di voler andare in Giappone sta veramente crescendo e da lì a pochi giorni decido di prendere un volo alla fine di gennaio e di raggiungere questo mio amico in Giappone. Il fatto fu molto simpatico all'inizio, devo dire la verità, perché ho presi un last minute Roma Fiumicino Tokyo Narita diretto, andata e ritorno, a soli 600 euro. Ora questi prezzi non esistono più, dopo le varie inflazioni e crisi energetiche sono molto rari, soprattutto da trovare diretti. Ma a me ad aiutare fu anche il tempismo, in quanto decisi tutto in pochi giorni. Mercoledì comprai il biglietto per partire venerdì e arrivare nella mattina di sabato. La telefonata fu molto divertente, che a me e il mio amico gli dissi: hai da fare sabato? No, perché mi dovresti venire a prendere all'aeroporto di Narita, ti vengo a trovare per 2 settimane. All'improvviso. Fu veramente molto divertente. Quindi io mi ritrovo alla fine di gennaio a Fiumicino, vedo dal gate il volo che devo, l'aereo che devo prendere, ed era un aereo molto piccolo, era un'Alitalia, un Airbus dell'Alitalia, però in quel volo governato dall'ANA, che è la compagnia di bandiera giapponese. Veramente un aereo molto piccolo, però ebbi una grande fortuna, sia all'andata che al ritorno, di essere seduto in un posto a 3 da solo. Quindi io mi potevo distendere tranquillamente, purtroppo per come sono fatto io non ho dormito neanche un secondo, però mi sono goduto i migliori film di Alberto Sordi in un viaggio verso il Giappone, una cosa a dir poco unica. Arrivo in Giappone, come stavo dicendo, sabato mattina. Vi devo dire la verità, da subito appena arrivi in Giappone hai la percezione di trovarti in un mondo completamente differente da quello che sei abituato. Le insegne, il modo di fare pubblicità, il modo di interagire delle persone, i colori, la vivacità è quella praticamente di un video molto colorato di YouTube di metà anni 2000. È veramente particolare. Io atterro e come prima cosa ci trasferiamo a Shimokitazawa, che era il quartiere dove viveva questo mio amico che ora si è trasferito, ed era un quartiere veramente, ma veramente molto comodo, perché a soli 10 minuti da Shibuya. Shibuya è più o meno l'incrocio principale, si può paragonare all'incrocio principale di Tokyo. È quel famoso attraversamento pedonale dove migliaia di persone tutti insieme a volte attraversano la strada facendo quella confusione particolare. È veramente bellissima Shibuya se vi piacciono le città. E questa è un po' la particolare del Giappone. Ci sono grandi città, c'è la più grande città del mondo che è Tokyo, senza che però questa sia confusionaria. Tokyo ha 30 milioni di persone, ma è una città veramente molto poco caotica e molto tranquilla.
Comunque ci troviamo a Shimokitazawa, primo giro per un quartiere deliziosissimo, pieno di casette, villette, piccole palazzine, palazzini, combini, negozietti, ristoranti e ci fermiamo a mangiare il mio primo ramen. Primo ramen in Giappone. In Italia l'ho mangiato. Eh sì, il ramen in Italia l'ho mangiato. E si va. Però si va, ragazzi. Non è, cioè, molto il primo di tanti di 2 settimane. Eh sì, solo per iniziare. Questo è l'antipasto. È l'antipasto. Ovviamente in un locale, perdonatemi, ma veramente sozzo. Cioè, sporco di grasso, sporco di unto, e questa è un po' una caratteristica dei giapponesi, che il Giappone è un posto pulitissimo. Difficilmente troverete una cartaccia a terra o un qualcosa di sporco da qualche parte. Però i ristoranti devono essere obbligatoriamente unti, se no non sono buoni, vengono mal visti dalle persone. Ovviamente questa è un po' un'esagerazione, ma non è detto che sia proprio la bugia. Il primo ramen fu veramente strepitoso, il mio primo ramen. Poi ci torneremo spesso sul ramen durante questo viaggio, perché parlando stesso con dei giapponesi è uscito fuori che il ramen è paragonabile alla pizza degli italiani. Hai fame di notte, non sai cosa mangiare, sei in giro per la città, oppure un giorno di relax, un momento di relax, ti vuoi mangiare qualcosa di buono, se in Italia mangi la pizza, se in Giappone mangi il ramen. E effettivamente è così. A ogni angolo della strada di qualsiasi città in Giappone potete trovare qualcuno più o meno bravo che fa il ramen. Come in quel caso mangiamo ramen e gyoza di una qualità ottima, ma veramente luridi. Non abbiamo visto molto il primo giorno perché io atterrei alle 11 del mattino, il tempo del trasferimento da Tokyo Narita, cioè dall'aeroporto, fino a Shimokitazawa, qualche cambio, il ramen già si era fatta sera e si è andato a dormire, devo dire la verità, molto presto. Questo perché? Perché c'è un piccolo trucchetto nascosto. Se tu dormi 8-9 ore nell'orario del fuso orario in cui, del paese in cui ti trovi, beh, il jet lag tu lo annulli il primo giorno. Ed effettivamente il giorno successivo io mi sono svegliato completamente riposato, completamente fresco, senza aver più il jet lag. Facemmo colazione il secondo giorno e andammo alla volta di una nuova avventura. Da subito il mio amico ci teneva affinché io vedessi qualcosa che era più difficile vedere senza di lui, e mi portò a Kamakura. Kamakura è una cittadina posta a sud di Tokyo, a pochi minuti con i mezzi, a poche ore con i mezzi pubblici. Effettivamente poi vedrete che in Giappone ci si muove tranquillamente con i mezzi pubblici dappertutto senza avere un minimo problema. Ed è una cittadina proprio dedita al turismo estivo, alla balneazione. E noi eravamo lì ovviamente alla fine di gennaio, quindi era freddo, c'erano poche persone, ma c'era veramente tanto da vedere. Il primo posto dove siamo andati era il tempio del Kotokuin, e da qui in poi io mi scuserò per tutte le pronunce sbagliate che farò, dove abbiamo visto il secondo Buddha più grande del Giappone, un Buddha di bronzo alto 13 metri e mezzo. Un posto veramente particolare, veramente bello da andare a vedere. Si può persino entrare dentro la statua, con tutti i templi e i giardini curatissimi. Un posto strepitoso, con un bel vedere sulla baia di Kamakura, assolutamente incredibile, dove ho provato la prima stranezza giapponese, cioè quella di prendere una lattina calda da un distributore automatico di tè verde. Orripilante, ma non è questo il punto, assolutamente. A Kamakura poi siamo scesi in spiaggia, abbiamo visto questo mare piatto, abbiamo visto dei surfisti su queste onde lunghe, ma non molto alte, queste conchiglie giganti, la sabbia finissima, un posto veramente tranquillo. Kamakura è anche famosa per l'unagi, che sarebbe l'anguilla cucinata alla giapponese, quindi grigliata con la salsa teriyaki e servita con il riso. Non la riuscimmo ad assaggiare, ma l'ho assaggiata da un'altra parte qualche giorno dopo. La sera, tornati da Kamakura, ci siamo fermati a Shibuya. Shibuya è veramente un incrocio importante dove si trovano un sacco di persone, ma dietro Shibuya, sotto gli enormi grattacieli che ricoprono la città,
si possono trovare dei barettini, dei vicoletti dediti solamente al bere. E sono posti incredibili. Sono dei bar veramente piccolissimi, lillipuziani. Siamo entrati in un bar che aveva solamente 4 posti a sedere al secondo piano di un palazzo e ci siamo fermati a bere sake e whisky solamente con il proprietario e un suo carissimo amico e a parlare di cose stranissime come qual è il metal che sentite in Italia, e ci siamo trovati così a mezzanotte passata con i Folkestone a palla dentro Shibuya, qualcosa di veramente assurdo per la mia mente. Eppure l'ho vissuto. Questo è pazzo. Folkestone in Tokyo. Il giorno dopo il mio amico doveva iniziare di nuovo a lavorare perché era lunedì e io ho dovuto imparare come muovermi e come vivere a Tokyo, diciamo, da solo. Allora, come primo step io sono andato a fare la tessera dei mezzi, che si fa direttamente a una specie di ATM vicino alla metropolitana, le stazioni principali, però non tutte le stazioni della metropolitana, e si possono fare dei ticket anche solamente settimanali. Sono delle tessere ricaricabili e si fa tutto in loco, si mettono i documenti, si mettono i soldi, producono la tessera e te la danno, completamente automatizzato. Subito dopo avevo bisogno però di potermi muovere con Google Maps per la città. Ovviamente la mia sim italiana non poteva navigare e quindi andai in uno store dove era possibile comprare delle sim, chiamiamole usa e getta effettivamente. Queste sim si ricaricano, hanno un tempo di durata breve, infatti io lo feci per un mese, ma mi serviva per 2 settimane, e aveva un solo giga. Ora voi mi direste giustamente, ma è pochissimo un giga, io che cosa ci faccio? Beh, per Google Maps è più che sufficiente. Poi ricordatevi che qualsiasi posto in Giappone, il ristorante, il bar, l'hotel, hanno tutti un internet al quale vi potete agganciare e navigare e telefonare tranquillamente. Con quel giga io effettivamente ho camminato per tutta Tokyo tranquillamente. La configurazione della sim si faceva su internet, quindi ebbi bisogno di uno Starbucks, e qui torna l'utilità effettiva degli Starbucks, perché personalmente non sono affascinatissimo dal mondo della caffetteria all'americana, però è un rifugio per tutti coloro che hanno bisogno di internet e devono stare fuori da casa. L'ultima cosa che vi vorrei dire è che io non ho preso mai i soldi, gli yen, in Italia per poi portarmeli in Giappone. Direttamente prelevai in Giappone con una semplice prepagata, pagando pochissimo di commissione e facendo un piccolo trucchetto per non spendere veramente troppo. Il cambio è circa 80 centesimi di euro, 100 yen, ma se voi 100 yen li vedete come un euro e lo spendete con il valore di un euro, allora ecco, risparmierete un po' di soldi effettivamente. Capito come muovermi in Giappone, mi misi subito alla prova. Raggiunsi la baia di Tokyo, dove si può vedere il Rainbow Bridge, ed è una cosa incredibile perché io mi trovai al centro vero di Tokyo, nella sua baia, di fronte all'oceano praticamente, con tutte le superstrade e autostrade che la attraversavano da una parte e dall'altra, in mezzo ai grattacieli, e non sentivo un clacson, non sentivo un urlo, non sentivo un vocio fastidioso, niente, una pace come se fossi in un bosco, qualcosa di veramente incredibile. E nonostante fosse solamente il terzo giorno in Giappone, scelsi di andare a mangiare italiano in una catena che avevo visto spesso nei video, che è La Pausa, e dove devo dire la verità, non si mangia sicuramente un italiano autentico, ma un italiano effettivamente buono. Ho mangiato ottima pasta, ho bevuto della birra e sono stato bene, mi sono rifocillato. Ecco, questa è la verità del Giappone, una delle più grandi verità del Giappone. Difficilmente trovate qualche ristorante che vi imbroglierà sul cibo. Anche in Italia questa cosa sta fortunatamente finendo. Però un tempo era facile
andare in un posto, soprattutto se al centro di una grande città, e beccarsi questi menù turistici orribili, di piatti improponibili. Mentre in Giappone persino il cibo italiano, se non è fatto da un italiano, è fatto da qualcuno che ha fatto esperienza di cucina in Italia. Quindi magari quel piatto che tu ordini non è esattamente come lo mangeresti in Italia, però non è mai un piatto malvagio, non è mai un qualcosa che non si può mangiare, di improponibile. Su questo i giapponesi sono veramente, e anche su molto altro, molto, ma molto onesti con il turista. Il giorno successivo incominciò a piovere tantissimo, ma veramente tanto, era un giorno di alluvione, il cielo era nero, praticamente il sole io non l'ho mai visto sorgere. Cosa si poteva fare quindi, non avendo un programma, facendo di giorno in giorno sempre una cosa diversa, pianificata molto spesso al momento? Me ne vado al Museo Nazionale di Tokyo. Un posto veramente bellissimo, incredibile. Reperti archeologici, reperti paleontologici, la geologia del Giappone, la storia del Giappone sia dal punto di vista della civiltà giapponese, ma anche della vita in Giappone come esistita e di fossili da tutto il mondo. Un posto dove io veramente mi ci sono perso per tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera. Infatti poi me ne sono tornato stanchissimo a Shimo Kitazawa dal mio amico che era uscito dal lavoro nel frattempo e di nuovo ramen, ma ci fu un'alternativa. Mangiai il mio primo e, se non sbaglio, anche l'ultimo kebab in Giappone. Profondamente diverso dai kebab che siamo soliti mangiare in Italia, anche se fatti sempre da medio orientali. Questa è una cosa che mi ha sconvolto effettivamente, proprio il gusto era differente, la carne non era simile, le salse erano completamente differenti, il modo di impiattarlo sembra più un poké che non un kebab. Però va bene così. Il giorno successivo rispetto al quarto giorno avevo un clima completamente differente. Effettivamente c'era un sole che era fortissimo, sembrava piena estate praticamente. Io ho deciso di andare in uno dei quartieri più belli, secondo me più belli in assoluto di Tokyo, cioè quello di Asakusa, che è un distretto, direi, da più che un quartiere vero e proprio, a vedere la grandissima porta di Kaminarimon. Asakusa è un distretto dove sembra essersi fermato praticamente tutto all'epoca del Giappone antico. È pieno di negozietti bassissimi, con tutto esposto in mezzo alla strada, cibo, vestiti, gadget, souvenir, di qualsiasi cosa, di tutto e di più, tutto ciò che un turista vorrebbe acquistare e vorrebbe vedere per avere un'esperienza giapponese autentica. Effettivamente il quartiere era molto pittoresco, molto bello, molto sentito dai giapponesi stessi effettivamente, in quanto c'erano molte persone che erano da lì per fare compere, ma anche per andare a pregare, in quanto è un tempio in quella zona molto, ma veramente molto praticato. Quindi in questa atmosfera un po' da fiera, quasi praticamente, in questa atmosfera quasi da festa di paese, mi fermo, prendo un gelato al matcha, qualcosa che non mi è piaciuto più di tanto, devo dire la verità. Però mi ha permesso anche di stare lì un po' di tempo in più e di osservare i giapponesi come si comportano fra di loro negli acquisti. Sono sempre molto eleganti, sempre molto cortesi effettivamente, e mi sono diretto a comprare un kimono che poi ho portato a casa, veramente molto particolare. Ecco, se dovete comprare qualcosa di tradizionale, qualcosa di originale, e soprattutto controllate sempre che questa cosa sia fatta in Giappone e non in Cina, perché sennò non state comprando qualcosa di autentico, diciamoci la verità. Ecco, dovete andare in questo quartiere. Dopodiché, uscendo da questo quartiere, vado a mangiare il mio primo Ichiran. Ichiran è una catena famosissima, anzi io direi celeberrima, per quanto riguarda il ramen, che effettivamente, come vi avevo promesso prima, tornerà il tema del ramen più volte in questo video. Ichiran è un qualcosa di veramente stupendo. Molti giapponesi mi hanno detto che non è il migliore dei ramen in assoluto che si può mangiare in Giappone. È un ramen molto commerciale,
Però vi devo dire la verità, dal mio punto di vista di non esperto, io ho mangiato uno dei ramen migliori della mia vita, soprattutto perché è possibile personalizzarlo. Dopo un rapido giro stesso per il quartiere, mi sono trovato a fare un salto nell'acquario locale sotto il Tokyo Skytree. Che è un grattacielo altissimo che io ho salito con un ascensore ovviamente e dove si può godere un panorama della città di Tokyo a un'altezza di circa 450 metri, qualcosa di veramente incredibile. Il giorno successivo era passato già un poco più di una settimana dal mio arrivo in Giappone e con questo mio amico decidiamo di fare un giro molto particolare a circa 100 km dalla città di Tokyo sul monte Hakone. Il monte Hakone è un posto molto particolare. Prima cosa, è un posto vulcanicamente attivo, quindi voi quando salite poi alla fine con la funivia salite letteralmente sulla caldera di questo vulcano, lungo questo cratere, con questo fortissimo odore di zolfo e queste fumarole continue che escono. Ma in cima c'è la vera sorpresa: riuscirete a vedere sia un lago bellissimo che è il lago di Ashi, sia in lontananza il monte Fuji. Ovviamente questo solamente in condizioni climatiche perfette. Quel giorno riuscimmo a vedere il monte Fuji. Monte Fuji, lago Ashi e in fondo a tutto il Pacifico. Che posto meraviglioso. Una cosa molto particolare che si fa sul monte Hakone è quella di mangiare un uovo completamente nero, però di nero è solamente il guscio, cotto in qualche acqua sulfurea, e si dice che mangiare uno di queste uova ti allunghi la vita di 7 anni. Ora provo un attimo l'uovo nero di Owakodani, che dentro è bianco. Benissimo. Cotto forse... è cotto nelle acque sulfurea. Sì. Sì. Tanto le acque sul fuoco già sanno di uovo, quindi non è che te ne rendi conto. No, normalissimo uovo. Normalissimo. Scesi dal monte Hakone, abbiamo preso un battello fatto completamente e totalmente per i turisti, in quanto aveva la forma di un galeone, sembrava quello di One Piece praticamente, però era completamente a motore. Attraversando il lago siamo andati al tempio shintoista che è stesso lungo le rive del lago Ashi. Il santuario è veramente qualcosa di particolare. Questo santuario shintoista ha un'interconnessione totale con la natura che lo circonda, la cura nei particolari della pulizia del posto è veramente assoluta, e soprattutto c'è da fare una fotografia a uno dei tori più famosi del Giappone, che ha le fondamenta delle proprie colonne direttamente nel lago. È finita la prima parte del mio viaggio in Giappone. Effettivamente farò un'altra parte, che parlerò del mio viaggio zaino in spalla per il Giappone con un JR Pass, praticamente un biglietto all you can travel, di cui parlerò più avanti sia nei dettagli che delle città che ho visitato. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace per supportare il canale, così da poter fare magari in futuro viaggi sempre più belli. Come sempre, auguro a voi tutti un buon viaggio.